Alfredo, che vieni da dove? Genova. Da Genova, bellissima Genova. Come mai qua? Ferie. In ferie? Com'è la scelta di... Stai proprio qui o in zona? Nato qui. Ah, nasci qua. Come mai via Genova, perché? Lavoro. Perché proprio stai parlando di stenografia, mi dispensavo. Sì, lavoro, ferie. Che lavoro fai a Genova? Tecnico scolastico. Tecnico scolastico. Quindi sei andato via da... non si capisce quanto tempo. 40 anni. Però poi arrivano le ferie, fardello. Fardello. Chi hai qua? Che rimane, che vive qua? Nessuno. È bello, quando torni e non trovi nessuno, no? Bellissimo, questa cosa... Questa è una cosa che ti rimane. Torni e dici, qua stava quel, là non sta nessuno. Perché nessuno? In che senso? Finito. Cazzo, potevamo almeno cominciare però, che cazzo, cioè finito così. Facciamo un minuto di raccoglimento per questa cosa che è finita, diciamo. Non si scherza su questa cosa. Cioè è finita, cioè tu arrivi con tutto il tuo tanto entusiasmo da Genova, vieni qua, ma hai un fratello, una sorella, qualcuno? Qualcuno c'è. Siamo in 7, quindi. Fino a quando ti trattieni? 22. 22. Sei arrivato? 2. Tutto a base di 2, 22, 2. Senti, tu invece ti chiami? Felice. Felice, però vai con più, se no cambiamo pure nome a te, come ho detto all'inizio. Un po' di entusiasmo, Felice. Pure che si chiama Felice, cioè una grossa responsabilità. Felice, sempre felice, sì. Se, ti senti felice nella vita tua o no? Sì, sì. Che fai nella vita? Impresa edile. Faccio casette. Qualche casetta quando c'è. Quando così, che cazzo faccio? Secondo me diciamo, faccio una casetta. Poi... una roba di Lego, diciamo. Nell'edilizia. Nell'edilizia. L'ultima casetta che hai fatto, che avevi una mezz'oretta, l'hai fatta? Non mi ricordo. Ma... l'anno scorso. L'anno scorso è crollata subito, sì? Sì. Senti, quest'estate che stai facendo? Niente. È già qualcosa. Ehi, madonna, la flip l'hai staccata o no? Vieni qua. Avvicinatevi! Togli sta cazzo di maschera! Hai fatto il vaccino! Sì. No, ma no, mettila lì! No, non sto scherzando! Ma invece una volta la mascherina come sei! Non sembravi! Sembra più normale con la mascherina, invece così! No, è proprio un amo di trauma! Ma la tieni anche a casa, sì! Sì, sì! È meglio, è meglio, è meglio! A Rosa e Gennarino. Che coppia, ragazzi. Recito, eh. Dopo 39 anni di matrimonio, non ci vedo niente. Dopo 39 anni di matrimonio, a Gennarino brillano ancora gli occhi quando parla della sua cara Rosa. A Castronuovo di Sant'Andrea, in una villetta con panchine, giovani alberelli e una fontanella, avvennero le prime effusioni amorose tra i due. Con la telecamera stavi tu. Me l'ha raccontato Gennarino. Esattamente. Povero lui! Ah, è ancora adesso. Io faccio nel frattempo. Sotto a forza. Per far capire le fusioni. Esattamente, nell'ultima panchina. Quella più isolata e meno illuminata. È lì che ci appartavamo, io e Rosa. Dice Gennarino, mentre i suoi occhi diventano sempre più lucidi. Ditemi voi se questo non è amore. Gennarino è una persona straordinaria. Qualcuno lo ha definito patrimonio dell'umanità. Dietro ad un grande uomo c'è sempre una grandissima donna.